Dopo Caorle, Bibione, Eraclea e Jesolo, adesso anche Cavallino Treporti può contare su un punto di primo intervento proprio davanti al municipio, a poca distanza dalle spiagge ormai affollate. Si completa così il sistema di punti di emergenza sanitaria che copre il tratto di costa che va dal Tagliamento fino a Punta Sabbioni, in grado di sopportare il grande flusso turistico estivo. Vuol dire emergenza-urgenza di altissimo livello nell'ultimo miglio vicino ai cittadini. Ogni 15 km in Veneto c'è un servizio come questo. In questo luogo siamo in grado di mettere in sicurezza un paziente in emergenza e poi c'è tutto il tempo per trasportarlo nei nostri ospedali. L'ambulatorio per le emergenze e quello turistico, le stanterie per i ricoveri brevi, l'accettazione e l'area triage sono stati ricavati dalla ristrutturazione di alcuni locali già un tempo adibiti a presidio sanitario. Tra i servizi garantiti da maggio a settembre, la presenza di un medico urgentista, due ambulanze e tre infermieri 24 ore al giorno, più un servizio di interpretariato in 20 lingue. Questo vuol dire tempi, vuol dire garanzie, vuol dire che i residenti e i nostri ospiti riescono ad avere una risposta immediata. Quindi importante per noi, per la nostra residenza e per i nostri ospiti. Tra i 4 e i 6.000 i pazienti attesi per quest'estate, in linea con i dati dell'anno scorso di punti di pronto intervento di Bibione e di Caorle. Nel periodo invernale resterà a disposizione sempre attiva una delle ambulanze.